Per qualcuno è un derby, per altri è una normale partita. Per tutti è considerato il possibile turning point della stagione, con una vecchia guardia ritrovata, seppur in campo neutro. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Coppino di Alba, da Umberto Lai, pronto a raccontarvi Pro Villafranca. Villafranca Piemonte è la 17esima giornata del girone B di eccellenza, la seconda del girone di ritorno. Si tratta dell'ultima sfida casalinga in campo neutro per i Villans e poi si ritornerà a casa al Villa Park, ma inizia adesso l'incontro e allora divertiamoci con il primo possesso, che sarà del Villafranca Piemonte, con Serra che aggancia subito il pallone e poi cerca il lancio lungo verso Solera in mezzo a due avversari, con Ida Osa che lo chiude, rimessa laterale per gli ospiti. Pallone tra le mani di Edoardo Franceschi, viene incontro Filippo Berniano che oggi veste la maglia numero 10 dei Villans. Il servizio per Reca, rincorso da Solera, quindi Pecoraro all'indietro per Reca, poi Berniano, di nuovo Reca e poi sulla sinistra il pallone è verso Bolla. Aggancio non perfetto, fronteggiato subito dall'avversario e poi scarico all'indietro per Matteo Di Savino. Viene incontro Pecoraro e poi ancora Bolla sulla sinistra. Ci pensa e poi serve Pecoraro. In avanti per Berniano, chiuso la difesa molto bene. E attenzione al contropiede gestito da Duvina. Il servizio sulla sinistra per Geografo, tacco per il vice capitano Serra, che ha spazio davanti a sé, rincorso da Bandirola, in avanti per Duvina, tacco per Solera e poi Geografo, stop col destro, incrociato. Il Villafranca Piemonte al 20esimo passa in vantaggio 0-1, il gol è di Alessandro Geografo, un incrociato imprendibile per Franceschi. Lo batte Reca al calcio di punizione dal limite, parte Reca col destro, traversa piena, che occasione per i Villans, pericolosi subito dopo il gol di Geografo con il numero 4 Reca, vicino al gol dell'1-1. Calcio d'angolo per gli ospiti, battuto sulla destra, un blocco che fa cadere Venturello, Geografo di testa e Previati solissimo segna il gol dello 0-2. Il Villafranca Piemonte raddoppia nel giro di 6 minuti. Calcio di punizione che batte velocemente Reca, non è ben posizionata la difesa, verso Verniano, 1 contro 1, spazio sulla destra, può andare al cross effettuato adesso, pallone per Venturello, Tulino e poi il salvataggio sulla linea della difesa del Villafranca Piemonte, che non vuole subire il gol, quindi Solera sulla sinistra contro Macri, gliela ruba, subisce fallo Macri da Solera, poi Duvina allontana il pallone, si imbestialisce Reca, perché Duvina doveva essere già ammonito in precedenza, in realtà ammonito Christian Reca e non Duvina, che si salva anche questa volta. Brutta gestione da parte del direttore di gara, che ha ammonito il numero 4. Rimessa laterale per i padroni di casa con Verniano che riceve adesso il pallone, non preciso il suo tocco, poi Geografo per Solera, non perfetto, quindi Macri all'indietro per Franceschi, che serve sulla destra Venturello, ma finisce adesso il primo tempo di questa partita 0-2 per gli ospiti. Inizia adesso la ripresa con il primo possesso per i Villans, con Bandirola che serve all'indietro Venturello e quindi Macri e poi Di Savino, porta in avanti il pallone Matteo Di Savino e poi serve sulla destra con una bella idea fino chiaro, che la mette giù, punta l'avversario, va al cross, chiude Previati, calcio d'angolo per i Villans. Possesso palla per la squadra di Riccardo Milani, con Leccese che riceve adesso il pallone, Bolla, il tocco ancora favorevole per il Villafranca Piemonte, con Leccese che manda in porta praticamente Geografo, 1 contro 1 contro Franceschi, Geografo, palo pieno, l'occasione per la doppietta l'ha avuta Alessandro Geografo a inizio del secondo tempo. Rimessa laterale per il Villafranca Piemonte con Solera che riceve il pallone, poi Serra, di nuovo Solera, rincorso da Reca che commette fallo, sgambettato Solera, era già stato ammonito Christian Reca, seconda ammonizione per il numero 4 che di conseguenza viene espulso al 5° minuto del secondo tempo. Grave crisi per i Villans, questa ammonizione è più che legittima, la prima totalmente sbagliata in cui doveva essere ammonito il capitano degli ospiti Duvina. Si fa dunque difficilissima la rimonta per i Villans, sotto di 2 gol e un uomo. Nella notte fredda di Alba, calcio di punizione che batte Pasciuti, serie di colpi di testa. E poi Geografo per Duvina con il sinistro, grande palla per Solera che è scattato di posizione regolarissima prima della metà campo. Solera rientra, che giocata, calcia in porta! Cosa ha fatto Alessandro Solera? Si è fatto 50 metri, ha saltato 2 avversari e ha messo il pallone alle spalle di Franceschi. Alessandro Solera, chapeau, 0-3 per il Villafranca Piemonte. KO tecnico
per i Villans. Fallo laterale affidato a Vergnano, minchiante non perfetto lo stop, gliela ruba Berutti e poi Di Savino allontana più che può il pallone, quasi in segno di frustrazione. Finisce adesso l'incontro. Pro Villafranca 0, Villafranca Piemonte 3. I Villans ne perdono un'altra, è la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite giocate per il Villafranca Piemonte. Invece si tratta della seconda sconfitta nelle ultime 3. Un girone di ritorno iniziato molto bene per gli ospiti, che vincono nel campo neutro di Alba 0-3. Il gol sono di Geografo, Previati, e il match winner finale è Solera con una grandissima prestazione del classe 2004. Il prossimo incontro sarà fra 7 giorni. Vanchiglia, Pro Villafranca, sempre forza Villans.